Siamo con Catalano, una vittoria davvero sofferta ma fondamentale per il vostro campionato. Ci sono state sicuramente situazioni critiche nel corso della partita, però avete giocato di squadra, siete riusciti alla fine a prevalere. Qual è la tua visione di questa partita così importante? Come hai detto te, è stato molto difficile. Forse l'abbiamo presa un po' sotto gamba, non so, il mister si era raccomandato di entrare col piglio giusto e c'eravamo anche quasi riusciti andando subito in vantaggio, però abbiamo fatto qualche disattenzione, abbiamo avuto sulle marcature, e, insomma, non so, forse la paura un po', abbiamo giocato contratti e insomma non siamo riusciti a esprimere quello che possiamo fare in casa specialmente e niente, poi alla fine però siamo riusciti più con carattere che con grandissimo gioco espresso, però alla fine i tre punti li abbiamo portati a casa, questo era fondamentale per noi oggi. Potrebbe iniziare da qui in avanti un altro tipo di campionato visto il morale e l'importanza appunto di questa affermazione? Lo speriamo vivamente, il nostro problema attualmente è che facciamo punti solamente in casa e come visto oggi è stato anche sofferto, però dobbiamo assolutamente cambiare registro fuori casa e cercare di portare i punti a casa pesanti anche fuori casa, a cominciare da sabato prossimo che abbiamo una sfida molto importante e solo con un po' di continuità riusciremo a tirarci fuori da questa classifica. Mister Marcelletti, un successo di capitale importanza, una partita sicuramente sofferta, i ragazzi erano molto tesi, l'importante è comunque aver conquistato questi tre punti davvero di platino. Qual è la tua analisi di questa partita e che prospettive ci sono secondo lei per il futuro? Buonasera, sì, è una partita importante per noi, anche perché noi in casa abbiamo un buon andamento. Quindi se dovessimo toppare le partite in casa diventa un po' difficile per il nostro campionato e per cercare di raggiungere quella salvezza che tutti cerchiamo di prenderci, perché anche perché penso che un po' ce la meritiamo. La partita secondo me sarà un po' presa sotto gamba, soprattutto all'inizio. Sa, la classifica, giochi contro la penultima, mi sembra, o l'ultima, un po' ti porta a distrarti, ma noi non ce lo possiamo permettere. Io questo ho cercato di dire dentro ai spogliatoi, ai ragazzi, che noi non possiamo sottovalutare nessun impegno e nessuna partita, perché ce le complichiamo da sole. E infatti è stato un bilico fino a metà del secondo tempo il risultato, poi dopo abbiamo fatto due giocate che ci hanno permesso di allungare e fortunatamente poi loro anche con tre tiri liberi non sono riusciti a riprenderci. L'impressione è che la vostra squadra abbia le qualità per fare un discreto campionato, ma probabilmente ci sono dei cali di concentrazione improvvisi nel momento in cui uno meno se lo aspetta. È stata una costante, una caratteristica di tutto quanto il campionato, almeno per il momento. È questo l'aspetto probabilmente più importante su cui lavorare? Sì, noi ci abbiamo quest'anno soprattutto molte difficoltà nel mantenere la concentrazione nell'arco dei 60 minuti di gioco e questo poi lo paghiamo, perché bene o male in casa noi riusciamo sempre comunque, tra un forse il campo che è piccolo, riusciamo sempre a portarla dalla nostra parte, ma fuori casa diventa complicato perché non crediamo che possiamo giocarcela con tutte, perché poi le partite che abbiamo fatto in casa con le prime della classe l'abbiamo dimostrato e ce la possiamo giocare, e questo atteggiamento va portato anche quando giochiamo fuori casa. È vero che abbiamo avuto molti problemi sia di infortuni e quindi di convocazioni sempre con ranghi ridotti, però dobbiamo fare qualcosa di più e dobbiamo lavorare per mantenere questa concentrazione per tutti i 60 minuti, sia in casa che fuori casa.